L'uomo non vive da solo, vive in gruppo. In gruppo che inizialmente è un gruppo che non dà segni di comprendere che ci sia una realtà che vada oltre il mangio e sopravvivo. Questo gruppo, man mano, i resti archeologici ci hanno dato il segno che il gruppo si evolve. L'evoluzione tecnologica va di pari passo con un'evoluzione del pensiero dell'uomo, per cui si trovano tracce non solo di spazi organizzati in maniera diversa, che non è solo la grotta rifugio, ma è la grotta casa o il villaggio con spazi predeterminati, ma c'è un qualcosa in più. E come si avviene? Come avviene? Da che cosa si nota questo passaggio? Si nota dal fatto che ad un certo punto l'uomo neandertalensis è un uomo che seppellisce i propri morti accompagnando il defunto con degli oggetti. Crea un corredo. Che cosa significa questo? Significa che c'è uno sviluppo di pensiero in cui la mente comincia a collegare il momento vita con il momento morte. Quindi c'è un collegamento del trapasso e si percepisce il momento del distacco e quindi si accompagna il morto nell'aldilà. C'è in un qualche maniera o il non volersi staccare o il percepire che si va da un'altra parte. Quindi gli elementi simbolici di corredo sono segnali forti della comprensione di questo momento di passaggio. Non solo, ma ci sono altri segnali. In questa nuova fase il neandertalensis è un neandertalensis che si occupa degli anziani e si occupa dei malati. Quindi vedete come man mano con l'evoluzione tecnologica c'è un'evoluzione della mente e dell'anima, perché siamo passati dall'uomo che vive in gruppo sì, ma in maniera non organizzata e si nutre di carcasse, all'uomo che si organizza in realtà omogenee, che di gruppi di cacciatori raccoglitori, all'uomo che vive in degli spazi che possiamo definire spazi casa e percepisce la differenza fra spazio vita e spazio morte. Non solo delinea due spazi differenti fra lo spazio vita e lo spazio morte, ma addirittura ci dà segnali evidenti della percezione del passaggio dalla vita alla morte e la percezione, che questa è una cosa strabiliante, del prendersi cura degli ammalati e degli anziani. È una cosa veramente, è un dato strabiliante.